Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi si frigge, prepareremo delle buonissime polpette di ceci e pecorino. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di ceci già lessati, pronti per essere utilizzati, un uovo, uno spicchio d'aglio molto piccolo, piccolino o metà spicchio qualora dovesse essere grande, 50 g di pecorino, pepe nero, olio extravergine d'oliva, sale, pan grattato e a parte ci aspetta l'olio per friggere. Sì, ripeto, oggi si frigge. Mettiamoci subito a prepararle. In un mixer andiamo ad aggiungere l'aglio, i ceci lessati, un pizzico di sale e un giro di olio extravergine d'oliva, mi raccomando, quello buono. Andiamo a chiudere e frulliamo tutto. Ottenuto, andiamo a trasferirlo in una ciotola. Anche se vi sembra morbido, non vi preoccupate che poi andremo a lavorarlo insieme al formaggio e a poco pan grattato casomai. Andiamo ad aggiungere ora un po' di pepe nero, l'uovo e tutto il pecorino. Con una forchetta iniziamo a lavorare il composto. Se dovesse essere troppo morbido, come vedete anche io ho tenuto accanto a me il pan grattato e ne aggiungiamo poco, quanto basta. Vedete il composto come morbido? Però si può lavorare tranquillamente fra le mani. Dobbiamo andare a formare una pallina piccolina. Io oggi farò proprio delle mini polpette, come degli appetizer. La passiamo velocemente nel pan grattato, tutto attorno, senza schiacciarla, mi raccomando. E le appoggiamo su un piatto. Io continuo, le finisco tutte e poi anche voi preparate l'olio per friggere, perché oggi si frigge. Il nostro olio è ben caldo, andiamo ad adagiare delicatamente all'interno le nostre polpette. Facciamole cuocere qualche minuto per lato e poi io ho già preparato anche un piatto con ricoperto di carta assorbente e le scoliamo sopra. Eccoci qui, le nostre polpette di ceci e pecorino sono pronte per essere gustate. Non vi ho fatto vedere tutto il procedimento della cottura perché le abbiamo fatte cuocere 3-4 minuti per lato e una volta croccanti e dorate le abbiamo scolate su carta assorbente, le abbiamo lasciate qualche minuto a riposare e adesso le serviamo con la rucola. Inutile dirvi che ne mancano già due, si vede? Ma sono buonissime. Io non vedo l'ora di andare a mangiare, vi auguro buon appetito, non perdetevi tutte le altre buonissime ricette che ci sono presenti sul canale YouTube di Cucina con Agnese e a domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.